Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi, eccoci qui per un aggiornamento. Siamo al giorno 5 di giugno e volevo aggiornarvi su quella che è la situazione per quanto riguarda il Bitcoin. Ci eravamo lasciati precisamente il 20 maggio, dove il Bitcoin aveva raggiunto, come vedete, una quotazione intorno ai 28-29 mila euro al Bitcoin. Poi c'è stato un ulteriore abbassamento, quindi ha toccato un minimo intorno a 26.000, dopodiché ha ripreso quota, mantenendosi sostanzialmente costante e in un range di valori attorno ai 30.000 euro. Quindi rispetto a quelle che erano le nostre previsioni, che avevamo formulato, le mie previsioni che avevo formulato, cioè che il Bitcoin si sarebbe assestato attorno ai 40.000 euro, in realtà l'assestamento attualmente è attorno ai 30.000 euro, quindi il quadro è di una sostanziale stabilità, però vedete con delle variazioni anche abbastanza rilevanti. Vediamo ad esempio, stavo pensando in un'ottica di un mese, quale può essere il quadro, che è questo, sì, 3 mesi ancora. Ecco qua, bene. Quindi vedete come abbiamo detto era il 20 maggio, quindi non qui, bensì qui, invece c'è stato il calo, poi c'è stato un altro calo a 26.000 euro e attualmente la quotazione si sta aggirando, si sta muovendo in questo range di valore, quindi per capirci intorno ai 30.000 euro per Bitcoin. Quindi il crollo alla fine, crollo, ecco, non si può parlare esattamente di crollo, ma comunque il calo c'è stato rispetto appunto a quello che avevamo definito come bolla, quindi dall'inizio dell'anno, vedete qui dove c'è stata sempre questa continua tendenza all'aumento, quindi un primo segnale di cedimento, poi una ripresa, ma ora decisamente rispetto all'inizio dell'anno il calo c'è stato. Quindi la situazione è questa, direi di sostanziale stabilità attorno a questo range di valore. Grazie per l'attenzione, vi saluto e buona giornata. Ciao a tutti.